salutarti. Intanto una partita difficilissima oggi. Sì, secondo me stava condizionata fortemente. È importante comunque che tu sei stato qui con noi. Sì, ci tenevo perché è un momento difficile e volevo sfogarmi un pochettino e stare qui in questo ambiente comunque sia sempre meraviglioso. Per quanto riguarda la partita, condizionata dall'arbitraggio, sicuramente non all'altezza di un evento così qualitativo, e alla fine la fortuna ha fatto un po' la differenza. Complimenti a Ragnani comunque sia, che sono anni che arriva sempre fino in fondo. Grazie. Collegato a questo torneo c'è un grande seguito, è il nostro palio di Siena del calcetto. Credo onestamente che sia stata una bellissima finale, tanto pubblico. Abbiamo vinto i rigori, queste sono partite che si giocano sempre sugli episodi, l'abbiamo recuperata all'ultimo istante, però credo onestamente che l'abbiamo anche meritata. Sono parte della nostra vita, sono 30 anni che lo facciamo. Cosa si deve? Cioè, sei in forma, tu stai in forma, noi ti conosciamo, voglio dire. Sono in forma perché scarico qui tutte le mie energie dopo giornate pesanti, ma in realtà mi fa sentire ragazzino, le energie vengono fuori. Grazie a tutti. Ma ti cambi la maglia adesso? No, scherziamo, abbiamo dato anche tutto. Salutiamo il pubblico. Ciao Giovanni, ciao. Assoluti, la Lazio batte l'Aniene 7-3. Giocatori Giulio Angella, Mauro Baldissoni, Giacomo Bianchi, Massimiliano Bisogno, Antonio Civita, Damiano Fiocchetti, Paolo Minicucci, Alessandro Mola, Andrea Montagnani, Pierluigi Palma, Marco Ripesi, Cristian Seccia, Diego Tavano e Maurizio Venditti. La rosa dell'Aniene: Alessandro Bigerna, Edoardo Cecilia, Marco Cecilia, Cozzani, Domenico, De Matteis, Luca Di Bella, Carlo Alessandro Di Bella, Pietro Gilardoni, Gabriele Gioffrida, Jacopo Grisolia, Marco Melitti, Lorenzo Natoli, Fabio Rimedio, Marco Romiti, Rinaldo Rossi e Pietro Somma. Aperto le marcature Bianchi, che ha disputato un ottimo campionato, pareggia Rimedio dell'Aniene, Mola va ancora in vantaggio per la Lazio, Rossi 2-2, Civitantonio 3-2, Tavano 4-2, e da questo momento in poi in campo la Lazio ha dominato, ha chiuso 7-3 con un Tavano inarrestabile e con un Minicucci sempre fantastico nella sua regia. Per quanto riguarda l'Aniene va segnalata la bella prova di Rossi, la generosità di Pietro Somma. La Lazio è stata superiore in questa categoria. La Lazio quindi si conferma ancora nel 2009, dopo il 2008 e il 2007. Riconoscimenti come miglior giocatore del torneo a Valerio Manzetti del CT Euro, miglior portiere sempre del CT Euro Andrea Mestichella, miglior allenatore Marco Ieradi della Lazio e Alessandro Mola, capitano della Lazio, capocannoniere con 8 reti all'attivo. La Coppa Disciplina è stata vinta dal Circolo Tennis Euro, la Coppa Babbo Vagliani è stata assegnata al Circolo Canottieri Aniene. Io veramente ti faccio i complimenti, no? Finalmente arrivano anche le soddisfazioni. Il sacrificio, Mario, alla fine viene sempre ripagato, però come ti dicevo prima, ho visto tutte quante le partite, sono andato via, mi ha squillato il telefono e i miei amici mi dicono: corri Andrea, vieni a prendere il premio, sei il miglior portiere. Guarda, mi prendete in giro, vengo lì, so affari vostri, ero quasi a casa. E quindi una volta che vinco qualcosa sono andato via, però non me l'aspettavo, però le sorprese insomma sono belle anche per questo, certo, insomma. Certo, ancora più, dopo, falla vedere questa bella targa della Lazio, insomma, voglio dire, tu dai. Tanti anni, siamo riusciti insomma, anche se non arrivare mai in finale, però comunque soddisfazione personale e merito insomma tutta la squadra, se comunque si vincono anche dei premi a livello individuale, certo. Questo sicuro. Salutaci tutti i tuoi amici, vi allenate, cercate di fare sempre meglio. Abbiamo fatto un campionato di Serie C2 strepitoso e ci riproviamo il prossimo anno comunque a migliorarci, il terzo posto e comunque niente, speriamo bene in tutto e di vederci qua magari il prossimo anno in finale a 41 anni. Certamente. Un saluto a Bruno Mestichella, il nostro grande amico. Un saluto al mondo di Ace.
Beh, una bellissima festa dello sport, ma devo dire da socio sono contento di aver visto questo campo in queste condizioni. L'esondazione aveva completamente coperto tutto, quindi la cosa più bella secondo me è aver visto di nuovo questo bellissimo prato rifatto nuovo, è una bellissima festa dello sport. I giocatori, le squadre, i circoli che volessero avere la registrazione dell'intero incontro della 45esima Coppa dei Canottieri possono farne richiesta telefonando al 06 50 86 998 o inviando una email a mondoace@tin.it. Termina qui lo spazio dedicato alla 45esima Coppa dei Canottieri, uno degli eventi più importanti dell'estate romana. Alfonso Rossi ha finito la 45esima edizione. Parto per fare la 46esima da domani. Allora, sei soddisfatto di come sono andate le cose, Alfonso? Sì, molto, perché c'è un grande equilibrio, lo vedi anche nei risultati, cioè più volte ai rigori. Sì. È stata una situazione che secondo me ha premiato questa formula. È una forma nella quale io credo, lo ha scritto anche nel tuo giornale, sì, che ho letto molto attentamente. Anzi, ti faccio i complimenti per il tuo giornale, perché grazie, devo dire che grazie, entra sempre di più nell'ambito dei circoli. Grazie. Quello che è importante è che tra Circoli Storici si è creato un antagonismo che ha portato un livellamento verso l'alto, per cui non ci sono più i 10 a 1, i 15 a 2, si va spesso ai rigori e devo dire che c'è un livello anche comportamentale, adesso a parte le cose che sono fatte, ma... sono falli di gioco, c'è agonismo, ma c'è un bel ambiente, assolutamente. Quindi una bellissima edizione, la 45esima. Noi ringraziamo tutti gli nostri amici che hanno seguito la nostra trasmissione. Ringraziamo anche Maurizio che in camera ha fatto una fatica incredibile a non perdere mai una rete. E con la Lazio, appuntamento alla prossima manifestazione. È sempre un grande evento. E poi i prossimi eventi li facciamo, facciamo tanti con te. Allora, sicuramente Alfonso. Allora, buona estate, visto grazie, che si conclude qui questo momento, buona estate a voi tutti e siete stati tutti molto bravi. Grazie. Complimenti a te. Grazie a te.